Questa puntata di Deal With It, stai al gioco, Carolina Di Domenico. Gli metti la punta dell'indice del medio sul collo e premi forte per 2 secondi. Oh. No! Ah, che brava! Dai! Valeria Graci. Prendi una forchetta e pettinati i capelli. La questa poco. Giulia Mizzoni. Chiama la cameriera e chiedile di portare al suo tavolo una bottiglia di spumante e, se ce l'hanno, anche una rosa. Si portava qualcosa da bere, ce ne metti pure una rosa in un bicchiere. Ci non sembra un po' esagerato. Oggi a Deal With It una conduttrice, intrattenitrice, presentatrice, attrice, è diciamo una versione di me al femminile, o meglio potrei essere io, vabbè, insomma, Carolina Di Domenico, benvenuta. Sì. Carolina. Grazie Gabri. Non ti piace quella definizione che sei me? Stavo cercando di immaginarmi questa cosa, e forse è meglio giocare? Giochiamo. C'è una coppia che sta entrando che a me sembra deliziosa, dimmi tu. No, mi vedo un po'... Non mi convinco. Non ti vedo. No. Allora, mi stai indicando una coppia dicendo loro? Vedi, guarda che le donne come arrivano belle decise però sempre, eh? Bellissimi, mi complimento con te, cara Di Domenico, per la scelta. Vediamo, eh? Federico, fai accomodare questa coppia al nostro tavolo, grazie. Buonasera, salve, ben arrivati. Prego. Sono una coppia, di fatto. Non mi sembrano che abbiano una confidenza da coppia. Arrivo subito. Sì, ma poi guarda che pettinatura lei. Secondo me è un appuntamento galante. Ancora? Dico che secondo me non stanno insieme. Ma chi sei con la scrivania? Carolina, vuoi giocare con lui o con lei? Io mi sembra proprio che abbia una marcia in più. Scegliamo lei, per favore. Proponiamo chiaramente una prova della nostra realtà virtuale. Ti rubo qualche secondo. Il centro offre la possibilità di effettuare una prova di nuovo macchinario interattivo. Se vi va di fare questo test, il centro vi offre un voucher di 40 euro che potete utilizzare all'interno della struttura. Sì, sì. Abbiamo 2 postazioni. Prima le signore. Sì. Eccola che arriva. Pronti? Mi piace che parli sottovoce. No, perché è sotto silenzio. Ah, sotto silenzio. Ma se parliamo poco più alto. Sì, sì. Come ti chiami? Francesca. Oh, conosci Deal With It, Francesca? Sì. Stai al gioco? Certo. Scusa, non volevo. E chi è il ragazzo che è con te qui? È mio cugino, Francesco. Che rapporto c'è? Siamo molto complici, perché io abito al 4° piano, lui al 3° è una famiglia molto giovosa. Lui è uno, diciamo, molto estroso, molto simpatico. Chi è più grande, tu o lui? Io. Il gioco lo conosci, segui le indicazioni che ti dà Carolina, è importante che tu faccia quello che ti chiede lei. Non farti beccare, altrimenti, ahimè, la partita viene sospesa e tu torni a casa con 0. Se tu vuoi fermarti per un motivo qualsiasi che ti rendi conto, che non ti va ad andare avanti, basta che tu dica non so. Se arrivi almeno al 3° livello, ti porti a casa 500 euro. Ok. Ciao, dopo. Ciao. No, riesco così. Che carina, silenziosa. Eccola che torna la nostra Francesca, scelta da Carolina. No. Sono divertente. Figo, eh? Hai detto che sono stato più bravo la giornata. Addirittura. Francesca, se mi senti, togliti la mascherina. Hai sempre detto. Okay. Pazzesca, reattiva, bravissima. Cominciamo la partita. 1° livello, 100 euro. Ascolta Carolina e stai al gioco. Sì, è tutto quello che fai. Allora, Francesca, quando dico adesso, dovrai unire i palmi delle mani, fare un inchino con la testa e poi rimettere le mani sul tavolo. Sto bene. Adesso. Ma tu dove stai? Vieni sempre qua nel corone. Francesca, devi unire i palmi uno contro l'altro come il saluto, diciamo, tipico giapponese. Tu questo è il corone. Dove stai tu? Che ne so. Adesso. Per un'altra sedia. Unisci solo i palmi senza incrociare le dita. Lo posso? Cioè, mi fa strano che unisci tutto questo posto. Già. Adesso. Secondo me, pensavo che io ci avessi 35 anni. Ah, detto. Brava. Vabbè, diciamo che tu un po' li dimostri. Lo so. Lo sai. Inchino. Poi tu l'hai compilato, no? Un po' di cose. Sembra che sputi sulle mani. Esatto.
Ti rompo il sì, sono un po' spaesata oggi, non so perché. Brava Francesca, bene. Brava. Primo livello superato, bravissimo. Secondo livello, 200 euro. Ascolta Carolina e stai al gioco. Ora Francesca, mentre pronunci le parole che ti dico, devi mettere le dita a V e sorridere, come fanno i giapponesi quando si fanno una foto. Le parole sono sushi. Ma si possono bere per sushi? Dai, serve fichissimo. Fai un sorriso come se ti facessero una foto. Come mai? Oh, 40. Mica 20. Brava, brava, geniale. Oh, sono contenta. Allora, oggi mi hanno detto che devo pagare 2.000 euro di notaio. No, quello, quell'altro, 40 euro regalo, sono buoni come il pane. Francesca, entrambe le mani a V e adesso devi dire anime. Che giro vogliamo fare? Sentimola. Ma hai visto uscita la serie di Evangelion, l'anime che piaceva tanto a Yuri? Bravo. Ragazzi, tutto. Spiegami questa cosa perché non lo sto capendo. Lui ha interdetto. Era Yuri che faceva sempre il gesto così quando faceva Evangelion. Ma è uscito quella cosa, Evangelion. Non l'hai mai visto quando faceva sta cosa? No, non me lo ricordo, Yuri. È comunque il tuo ex, mi ha detto. Sì, non ne parliamo troppo che... Io non riesco a dire cosa sta succedendo. Io sì, io ho capito che hai superato il secondo livello. Brava, brava, brava Francesca. E da 200 euro giochiamo col terzo livello che vale 500 euro. Ascolta Carolina e sta al gioco. Allora Francesca, adesso arriva il cameriere. Tu ordina le bevande giapponesi che ti suggerisco io. La prima è tè bancia. Che mi hanno detto poi qua che... Perché non provi a... Appunto perché fanno pure il sushi. Tipo delle bevande più strane. Non so se mi ricordo il nome, però... Signori... Ciao. Cosa vi portiamo? Io volevo provare questa bevanda che però non mi ricordo se si chiama tipo tè bancia. No, il matcha. Tè bancia, mi pare. Bancia. Cancia. Come? Tè cancia, bancia. Niente. Prova mujicha. Tè mujicha. Ti giuro che sono nomi. Tipo il matcha inglese, però questi sono giapponesi. Mai sentiti. Ma la faccia di Francesco che è imbarazzato. Vabbè, non mi stai prendendo in giro. No, ti giuro, guarda. Boh, me la dite a un cliente, io gli ho dato retta perché poi capirai. Scusate, vabbè, tu che vuoi un caffè? Forse un caffè io ce l'abbiamo. Sì. Cioè, te ci avete solo normali, tipo pesca. No, tè verde. Anche okay. Un tè verde, guarda. Tè verde, sì. Perfetto. Quindi un caffè. Però in una ciotola, lo vuoi in una ciotola? Caffeinato. Senti, io mi prendo il matcha, ma vuoi mettere una ciotolina? Okay. Ciotolina. Sì. Tipo, cioè, tipo proprio te, infatti. Oh, capito, tipo te, proprio buono. Va bene, ok. Sei caffeinato? Tanto ti arrivo? Grazie. Vabbè, poi lo sai che mi diverto a prendere in giro la gente. Quando torna il cameriere, Francesca, ringrazialo per il tè, per chi ha raccolto le foglie del tè, per chi ha costruito la ciotola e per il ghiacciaio che si è sciolto ed è diventato acqua. Sai, comunque, volevo fare una cosa stamattina già. Volevo indire una giornata, una settimana... Che tipo taggo come al solito, come faccio sempre, brava, lei prepara l'inchino, bravissima. Io ragazzi, oggi dite almeno, che ne so, fate almeno 5 sorrisi inutili, almeno 5 grazie inutili, che non... Sì. No, inutili, però nel senso 5 sorrisi che non avreste fatto, secondo me. Magari iniziamo dai grazie, visto che i sorrisi con la mascherina è un po' un problema in questo periodo. Però se non fai fare il sorriso che c'è la mascherina, potresti fare... Okay. Vabbè, alla fine è giusto. Ringrazio il cameriere, grazie. Grazie comunque per il pensiero. Quindi grazie per il tè, grazie per la ciotolina, grazie per chi ha raccolto le foglie, grazie per il ghiacciaio che non si è sciolto. Questo gioca giù, ragazzi. Quando vuoi andare via, tu puoi andare, Sì, scusa, oggi sono un po' così. Grazie veramente. Bravo, dai, terzo livello superato, bravissimo. Vabbè, sì. Non fa la scimetta, non posso fare mai, ormai. Assolutamente, certo. Il prossimo livello vale 1.000 euro, cara Francesca. Ascolta Carolina e sta al gioco. Francesca, confessa a Francesco che grazie a un maestro di regressione hai scoperto che nella tua vita precedente eri una giapponese. In realtà c'è una cosa, nel senso che adesso io vado da Vincenzo tutto quanto, no? Mm-hmm. Una che volta, Vincenzo? Non lo so. Questo ormai è 2 anni fa, non l'ho detto mai a nessuno. Praticamente ci stanno due tecniche, una si chiama rebirth e una è la regressione. Ma brava! Questo è un fenomeno. La regressione è tipo una sorta di ipnosi. Vabbè, insomma, grazie a questa cosa, lui mi ha spiegato
che tipo era una sorta di giapponese, ma non mi prendere in giro. No, mi chiedevo chi della nostra famiglia fosse andato dalla parte più pazza. Pensavo fosse. Vabbè, che siamo tutti un po' pazzi, lo sai. Però io a Francesco questa mattina è scritto in giapponese, però non sai cosa significhi. Gli abbiamo dato un fogliettino. Come tiralo ti posso fuori. Dire? Nel senso, lo ti faccio vedere. Ah, hai portato dietro qualcosa pure. Tipo, stamattina. Però non mi prendere in giro. Non ti prendo in giro. Te lo dico. Comunque lui è proprio un... Sì, lui è proprio un atteggiamento carino sì. con lei. Tu lo sai che io non scrivo bene. No. Comunque, stamattina così, non lo so, mi sono svegliata e c'ho in mente questa cosa. A parte questo che è un 4. Ma non era un 4. No, a parte questo che è un 4, per il resto... c'è niente diciamo che mi porti. Francesca, c'è un ragazzo dai tratti orientali seduto al tavolo vicino a sinistra, chiedigli se è giapponese quello che è scritto. Comunque secondo me quello è giapponese. Il giapponese dice, io non riesco a vederlo perché devo controllare. Scusa, ma ti posso chiedere una cosa? Non so se tu ci puoi aiutare. Qualcosa giapponese. Ci sentivi un pochino, infatti ti vedevo interessante. Oggi lei è tutta giapponese. Allora, io mi sono alzata, sì. Cioè non so perché mi è venuta questa cosa, e quindi ho detto fammi schiavi, però a parte un 4 per il resto scusa, niente. Scusa, hai scritto te? Sì. Senza sapere quello che hai scritto. No, lui è un po' orgoglioso di lei. Adesso sì. Cioè a parte il 4. Sì, sì, ma... c'è scritto Watashi wa kano desu. Watashi kana. Vabbè, più o meno, è stato l'inizio. Lasciamo perdere, lasciamo perdere. Significa io sono un cano. Un cano? Un cano, sì. Un cane maschio. Un cane maschio. È interessante questa cosa. È la famiglia giapponese che ha fondato il judo. Tra l'altro la cosa interessante è che hanno scoperto questa tecnica, cioè di andare a prendere il punto di pressione sulla spalla. Ah sì, quella che fai così e cade qua. No, Morsellasi poi. Ah, Morsellasi no. E uno cade a terra per il senso. E il cano sono la famiglia che hanno ideato questa ma cosa. Ma scusa, secondo te che cosa vuol dire io sono cano? Cioè che io facevo parte della dinastia dei cano? Quindi scusa, io sono cano, cioè. Mi spaventa, no, che vuol dire? Vorrei... Cioè. Non lo so. Magari qualche parente, qualche altro. Boh, parenti giapponesi mi sembra difficile, però nella regressione tutto potrebbe essere. Guardate ragazzi, sono in mezzo, devo scappare. Okay. Comunque grazie mille per la compagnia. No, grazie a te. Grazie a te. Grazie. La deriva giapponese finisce così, cioè sul cano. Ma, non lo so, vediamo, mi piace questa cosa, voglio... Ma io devo bere un po' di tè. Francesca, di a Francesco che sei curiosissima e vuoi provare la mossa dei cano sul cameriere che arriva. Sì, fai così. Prima lo chiami, poi ti alzi, gli metti la punta dell'indice del medio sul collo e premi forte per 2 secondi. Che nemmeno questo. Sì, non era male. Si è affrettato un pochino? Sì, no, ormai è. Ma lo vuoi assaggiare? Guarda che era buono, Anche se muore è un po' anacquato, ti avverte anacquato. Facciamo una cosa. Non è per me questo. Io ce l'ho fatto di scala. A lui? Brava! Vai Francesca. Scusa. Scusa. Vai, la moto. Vai, glielo prima. Nel senso. Sì. Tipo. Oh! Siediti, ha funzionato, siediti, ha funzionato. Oh, lui ride, è una tragedia. Oh, vai. Oh, tutto a posto? Scusa, non pensavo funzionasse così bene. Non pensavo. No. È rimasto in piedi, Francesco. Scusa, era un gioco, era una cosa tranquilla. No, ma devi stare attenta perché non è possibile. No, cioè, io sono attenta. Non la rifacciamo, nel senso. Fammi provare da te dietro. Beh, dai, è stata bravissima, bravissima. Francesca, bravissima. Oh, ho fatto come a te piano, cioè, stanno guardando tutti male. No, chissà come mai. Quarto livello superato. Ti spaventa o no andare avanti? Perché il gioco prevede che volendo tu mi dica non sto al gioco e ti metti 1.000 euro in tasca senza colpo ferire. Qui è il caso di dirlo. Oppure andiamo avanti e giochi con il quinto e ultimo livello che vale 2.000 euro. Ma se lo fallisci doni a 500 euro. Pensaci un attimo. Volevi fare il giro? Non è male fare il giro magari così più...
No, cioè, c'è rimasta, da loro, sono rimasta un attimo. Più che altro lei sapeva come sta. Francesca, è il momento della scelta. Se vuoi fermarti qui, dimmi non sto al gioco. Sì, se vuoi andare avanti, ti gratti la fronte. Brava! Non c'è bisogno. A te l'ho fatto tranquillamente. Sì, no, magari non l'ho sconosciuto. Cioè, questo sarà... a terra, è un problema. Così, banzai! 2000 euro, ascolta Carolina, e stai al gioco. Questo sarà un po' fragile, cioè nel senso... Francesca, adesso riceverai un messaggio audio, lo fai ascoltare anche a Francesco, e poi gli dici che hai invitato il maestro di regressione al ristorante, perché vuoi che anche Francesco conosca la sua vita precedente. Mandiamo il messaggio. Comunque... dovrebbe essere Lollo? No, ma ti spiegherò sicuramente. Ciao Francesca, sono in procinto di arrivare. Se c'è anche tuo cugino, prepara la procedura. Sono un po' preoccupato. Allora, se ti ho raccontato tutta questa cosa, eh? È perché effettivamente, cioè, non è una cosa della regressione. No. E volevo parlare con Lorenzo, so, prima di provare con Lorenzo, che se non mi lascia, ah, quindi fidanzato credo, cugino. Esatto. Quindi sta utilizzando il cugino per come fare una test. Cosa. E quindi mi sta arrivando questo qua che mi ha fatto la regressione. Ti detto qua. Ma perché qua dobbiamo fare la procedura? C'è lo studio di la procedura qua. Non lo so, forse ci sarà una sala qui dove lo fa. Ci prepariamo, lo facciamo, ma è una cosa molto tranquilla. Chiama la cameriera e ordina una ciotola con dell'olio e delle forbici e chiedi come sta il collega. A parte, scusa, ti volevo chiedere come sta il ragazzo. Meglio, sta meglio. Non so che cosa bere qualcosa. Ti giuro, non so che cosa è successo. Anzi, ti posso chiedere una ciotolina tipo questa? Con un po' d'olio, poco, non tantissimo, e un paio di forbici? Va bene. Grazie. Chiedo. Adesso vedi la procedura. Ma sempre gente intorno, nel senso... No, vabbè, è una cosa tranquilla. Arriva il maestro, lo riconosci? È un ragazzo con una camicetta... Eccolo. Eccoci. Cioè, è il tipico saluto col maestro. Sì. Eccoci. Ciao Francesca. Ciao. Tutto bene, grazie. Lui è mio cugino. Sì. Che non gli avevo detto niente prima, adesso è un po' ancora scettico, però... Sì. Diciamo scettico ma luminoso, hai degli occhi molto vivaci, profondi. Bene, sì, hai spiegato un po', così. Conoscere le vite precedenti è una cosa... molto bello, un'emozione fortissima. Non è convinto lui. Non è convintissimo. Secondo me starebbe benissimo con questa vita e solo questo. Ma stavi parlando di me? Certo. Ah, perché lei ha già fatto la procedura. Praticamente verranno tagliati i peli primitivi della vita, che sono quelli più vicini all'anima, al cuore, i peli del petto, qualche pelo. Quelli non mancano. Quelli non mancano. Lì non c'è problema. Verranno uniti al lubrificante verde, che è meglio conosciuto come olio di oliva. Verranno mischiati e poi accarezzati con le dita, posizionati qui sulla fronte, con un leggero movimento sulle tempie, useremo il tuo corpo come strumento per evocare una vita precedente. Se volete, allora io vado a prepararmi. Okay. Ovviamente più peli riusciamo a recuperare. Più... Io non voglio sapere come si prendono questi peli. Con la scienza. Non ho capito. Ma glieli dai io intanto o ti aspetto magari? Come volete, se volete procedere... Okay. È stata fortunata. A tra poco. È una cosa che ancora non sa nessuno questa. Ecco che arriva la ciotola, le forbici. Guarda, scusami, per motivi di sicurezza le forbici non le possiamo dare ai clienti, però... Il rasoio. Va bene. Spero che sia... Il rasoio. Che cattivi che siamo. Che potevi darmi il rasoio. Ok. Stai. Qui al tavolino, non che so, all'angolo giapponese che dicevi. Non c'è a questo punto l'angolo, facciamo qua. Francesca, devi convincere Francesco a togliersi la maglietta, a farsi togliere i peli dal petto, poi li devi raccogliere e mettere nell'olio e cospargersi la testa, la fronte e le tempie con questo unguento, olio e peli. Se Francesco accetta, ti porti a casa 2000 euro. Ma sempre qui davanti a te. Sì. Non ci possiamo, perché spostare non... Tanto, è così, cioè deve, anche questo fa parte della cosa, nel senso devi lasciare i tuoi freni inibitori e noi ce l'abbiamo sempre avuti pochi. Non mi sembra grande che... Assolutamente. Quindi io la maglietta. Oh, prendila come... Dici, una cosa, è catartica. Catartica? Aspetta. Dai, tanto non ci conosce nessuno. Ma no? Che ci frega. Che ci frega, dai. No! Ma che bravo! Dai! Andiamo un po' no! No! No, bravo! Comunque io l'ho l'aster.
dammi la maglietta. Aspetta un attimo, facciamo veloce però. Sì, faccio, mo mi alzo. Allora, aspetta. Ci guardano tutti. Sti cavoli, ma ci hanno sempre guardato tutti in qualsiasi situazione. Scusateci, scusateci, è lei. Raccoglili nella ciotolina, e vai, allora, vai. Allora, metti questa. Sì. Mi stai fermo, allora, aspetta. Tanto avessi dovuto fare, no? Braccio. Aspetta. Ma basta, dai. Allora, più li tagliamo, più è catartico. Stai scherzando? Non ok, basta, può passare, dai. Siediti. Dai, basta. Basta così, oh. Grande, Francesco, grandissimo. Lo so, pure a me la prima volta mi è andata dietro, perché serve farlo, più è una cosa che ti vergogni, più è una cosa che... E non è finita qui, non perché adesso se la deve mettere in faccia. Rientra il maestro di regressione. Dai, ormai... Bene. Ok, allora... Mi ho rasato. Ma ammetti di fare questa cosa? Sì. Allora, ora basta, perché ora capisci un sacco di cose. Ci guardo male tutti. Che ti frega? Dai, ora. Chiudi gli occhi e rilassati. Chiudi gli occhi e rilassati. Guarda che questa cosa io l'ho fatta pure perché ti potrebbe aiutare nella ricrescita. Grazie. Rilassati. Cioè, me li sta mettendo in testa. Rilassati. Appoggia il mio corpo. Mi vuoi dire che è una cosa importante. Respira. Rilassati. Oh, male. Dai, che è quasi finito. Sto vedendo una tua vita. Che non dura tanto, fortunatamente. Precedente. Ti darò di fazzoletto. Cosa esatto ti ha fatto? Allora, Francesca, adesso ascolta il nostro maestro di regressione, si chiama Emanuele, ti devi dire una cosa importante. Hai fatto vincere 2000 euro a tua cucina. Sì, 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 sei sbirbidit. Hai vinto 2000 euro, brava Francesca. Che schifo, dammi i fazzoletti. Come non ce l'hai? Oh mio Dio! Il miglior cugino del mondo! Bravo! Oddio, ti hai ucciso! Oddio! Dai, devi fare qualcosa! Francesca, così come sta, portalo qui, ti prego, vai! Dai, che non è molto divertente! Dai, rimani così, metti la mascherina solo! Andiamo, prendi lo zaino! Francesco! Bello! Guarda che cano, guardalo! Che cano! Non è venuto dubbio che fosse una cosa talmente assurda che... Allora, il problema è che lei è pazza. Cioè, nel senso, lei è proprio strana. È facile che attacca bottone con le persone, quindi... Beh, in realtà 2000 euro se li porta a casa Francesca. Spero che abbia buon gusto di dividere. Non è convinto. No! Non ho dato. Ma ci sono altri così nella famiglia? Oppure? Beh, siamo un po' tutti, noi siamo i più estrosi, però diciamo che è tutta una famiglia giocosa. Ragazzi, io a Natale voglio venire a casa vostra. Se volete venire. Grazie ragazzi, grazie, bravissimi, grazie mille. Siete una famiglia pazzesca. Ciao ragazzi, grazie mille. Ciao. Bravo Francesco, simpaticissimo. Grazie per il tuo sorriso. Adesso puoi toglierlo. Grazie. Dear We Did, una grande comica, una conduttrice e, se permettete, anche una mia amica, Valeria Graci, bentornata. Grazie, ciao. Posso dirlo? Che cosa? Che sono una tua amica o una grande comica? No, tutto, posso dire tutto. Tutto quello che vuoi. Allora adesso vi racconto un episodio fantastico. Vabbè, un'altra volta giochiamo. Qui c'è un gruppetto di sportivi, vanno a giocare a paddle, sicuro. Sai com'è il paddle? Sì. Come il tennis ma più figo. Sì, l'hai detto tu, io stavo per... No, dirlo. Non mi piacciono. Non ti piace? No. Questi non ti piacciono? Non mi piacciono loro, il paddle possiamo valutarlo. Non ti piace? Non ho mai paddle. Giocato al paddle mai. Non mi piace il paddle. Vabbè, lasciamo stare. Allora, Valeria, c'è una coppia di ragazze che sta entrando. Ragazze? Ma... Sempre, le donne sono tutte ragazze. No, certo, però sono due donne, dai. Queste due ragazze le vogliamo far accomodare, dimmi tu. Sembra molto sicura quella con la maglia bianca. E allora, intanto, Federico, facciamo accomodare queste due ragazze. Salve signore, ben arrivate, prego. Ti ispira quello con la maglia bianca, Abbiamo proprio il tavolino? Sì, sì. Ah, che bello. Subito. Grazie. Posso dire che degli occhiali fantastici. Allora, sì, gli occhiali mi stanno molto Rocky Horror Picture Show, quindi mi sembra sveglia. Solo per gli occhiali, non per altro. Federico, giochiamo con la ragazza con gli occhiali fantastici, con tutte che sono strass, come si chiamano quelle cose lì? Sì,
Paillette, lustrini, sì. Signore, posso rubare qualche secondo? Sì. Allora, cara Valeria, quest'anno abbiamo cambiato l'ingaggio perché altrimenti ci scoprivano. Proponiamo, visto che il centro lo ha realmente, un gioco di realtà virtuale. Ah. E in cambio di questa prova diamo un buono da 40 euro. Hai capito. E tutti accettano. Ci abbiamo due postazioni, la signora vuole seguire? Sì. Perfetto. Arrivo subito che qua la porto di lei. Grazie. Lei ha accettato. Sai che è un po' dubbiosa, vabbè, proviamoci, dai. Buongiorno, ciao, ascoltami, hai degli occhiali clamorosi e questi occhiali ti danno la possibilità di partecipare a Deal With It, basta che tu dica sto al gioco, ottimo. Vai. Come ti chiami? Daniela, buongiorno, ti presento Valeria. Ciao Daniela, io sono Gabriele, il gioco lo conosci? L'hai mai visto? No, allora Daniela funziona così. Ti diamo un auricolare, ti nascondiamo un microfono addosso e tu segui le indicazioni che ti darà Valeria. Fai tutto quello che ti dice lei e tu, con un meccanismo a difficoltà crescente, da 100 euro puoi arrivare a 2000 euro. Chiaro? Chi è una tua amica? Qui. Sì. Che si chiama? Serena. Serena. L'importante è che Serena non capisca che si tratta di uno scherzo, altrimenti tu perdi. Tutto. Dai, ti facciamo andare, altrimenti l'assenza è sospetta, microfono, auricolare e stai al gioco. Va bene. Complimenti per gli occhiali, sono bene. Stupendi. Da quella parte, ciao, grazie, ciao. Eccolo. Ecco. Che hai fatto tu? Ho simulato il tennis. Sì. Vedi, già mente sapendo di mentire. Io tutto. Spero che non mi abbiano finito. Daniela, se mi senti, togliti la mascherina e chiedi se se la togli anche Serena. 100%. Perfetto, ci sente. Fatto 48% col tennis. 48% nella metà. Primo livello, 100 euro. Ascolta Valeria e stai al gioco. È una cosa di riscaldamento facile, eh? Ciao Daniela, allora adesso prendi una forchetta e con nonchalance pettinati i capelli. Tutta dritta, di come possibile tutta sfortunata. Tutta dritta. Devo solo un ginocchio un po' rotato, una spalla questa poco. Come me l'hanno visto? Prudeva la capoccia. Ancora un altro po'. Bravi, con la riccia spicca. Come la sirenetta, vedi? Daniela, così, scioltezza, primo livello superato, voilà, 100 euro. Grande. Dobbiamo venire con le bambine, secondo me. Sì. Secondo livello, 200 euro. Ascolta Valeria e stai al gioco. Allora Daniela, sta per squillarti il telefono, quindi tu rispondi e ripeti esattamente quello che ti diciamo noi. Vado? Vai alla scuola. Chiamo, eh. Possiamo venire? Sì. Tra l'altro ho una rubrica piena di concorrenti di ruidi. Ecco, vai, suggerisci. Da salire perché non pesava 35 kg. Oddio, sì. Pronto? Ciao Piera, sì, sono all'Enjoy, ti aspetto. Piera? Sì, sono all'Enjoy. Ti aspetto. Questo adesso non ripeterlo, ma quando attaccherai dovrai dire a Serena che per arrotondare hai trovato un lavoretto come promoter per prodotti di capelli. La tua referente, Piera, sta per arrivare e consegnarti il kit da promoter. Ok. Attacca e spiega tutto a Serena, vai. Vediamo come se la cava. Esatto. No, questa Piera mo mi porta un kit per capelli. Se te ne so pettinare. Boh, perché sempre questi lavoretti, no? Che magari, che ne so, promuovi sto kit, allora mi farò la promoter. Cioè, diciamo che mi prendo st'incarico, tra virgolette, per arrotondare. Ah, carino! Questo periodo.